364th Conference on Man and His Dependencies. Tonight, you're going to be educated, elucidated, emancipated from the mental cage you've created. Phenomenon to which I am referring. Master! It's not an easy matter. Bob! Yes. Siamo in Italia, Cagliari, al Teatro Massimo. E questa è la 358esima conferenza sul tema delle dipendenze. Parlare in italiano. Possiamo alzarci adesso, per favore? Sì, sì. Io sono Bob Lavan! E questo è il mio caloroso staff, le mie fedeli assistenti, dottoresse. Sono specializzate in coaching management. Ehi, abbiamo i tre più noti esperti in comunicazione musicale polisensoriale del momento! Dipendenze. Non perdete tempo a pensare alla droga. Non c'è bisogno di sostanza. Bastano gli affetti, il lavoro, il sesso. Già, per l'uomo di oggi sembra impossibile vivere senza dipendere. Quello che noi vi insegneremo è come rendere possibile l'impossibile. Come attraversare le difficoltà della vita quotidiana e trasformarle in opportunità. E soprattutto, come lasciare attraversare delle difficoltà senza farvi travolgere. Perché per voi niente è impossibile. Impossibile è una parola che dicono piccoli uomini. Le leggi della natura le fate voi, perché voi semplicemente non siete più fragili. Mi viene in mente una della mia paziente, paziente, Olimpia. Dottoresse! Tu.
Almeno hai un bel faccino. Analizzare una scena normale, una cena di Natale. Permesso! Oddio, è già qui, prego, signora Fischietti, si accomodi! Attenzione! Osserviamola meglio, questo gesto. Ah? Che cosa sta esprimendo Onorina in questo momento? Ah? Sta accogliendo una visita gradita? No, si sta difendendo. È minacciata. Il suo territorio è invaso. Che cosa vuole davvero, questa vicina impigiona? Onorina non lo sa. E ce lo sta comunicando con il linguaggio del corpo. Ogni azione è un messaggio. Ogni messaggio può essere interpretato. Interpretare è potere. Yeah! Potreste! Piccolo breviario di linguaggio paraverbale. Yes! Sintesi, tu, sedazione. Sedazione? Concentrazione! È il mondo che non è più quello di una volta. Oh, su questo non ci piove, eh? Il mondo non è più quello di una volta. No, il mondo non è proprio più quello di una volta. E inizia tale era dell'acquario. Deve essere un contatto. A tavola. Mi permetti, Bob? Questo è un semplicissimo un gioco che ho imparato agli inizi della mia carriera. Ti ricordi, Bob? Ero una bambina, ma imparavo. Ironicamente chiamo questo gioco l'esperimento della punizione. Basta un mazzo di carte, un semplice mazzo di carte come quello che trovate al bar o all'osteria.
Ma già, voi non siete gente d'osteria. Comunque tutti conoscono un mazzo di carte. Il gioco ci permette di identificare il soggetto dipendente. Divido il mazzo in due. Attribuisco ad una parte del mazzo una grossa vincita e una perdita grave. E all'altra parte del mazzo una vincita e una perdita di consistenza minore, quasi irrilevante. A destra l'azzardo, a sinistra la sicurezza. Bisogna scegliere da che parte si vuole stare. Il soggetto dipendente, dopo le prime perdite, continuerà a puntare sull'azzardo. Troppo alto il costo della rinuncia. Solo una persona equilibrata può dominare le proprie emozioni e accettare il fallimento. Ada! Scegli una carta dal mazzo che desideri. Di qua vincerai e perderai poco. Di qua danni e premi saranno grandiosi. Oh, peccato, Ada! Hai perso $100. Vogliamo riprovare? $200. 300. $400. 500. 600. 700. 800. 900. Sul tram a casa, ora siete in grado di individuare le loro debolezze e porli al servizio dei vostri obiettivi, right? Riconoscere i propri limiti è una risorsa, ma riconoscere i limiti altrui è una grande risorsa e potere. Yeah! Avete capito i limiti di queste persone? Tutti loro hanno bisogno di qualcosa e la loro identità si è ridotta a che bisogno. Onorina, bisogna immolarsi, il martirio è la sua casa, il suo guscio, la sua ragione. E Publio, di che cosa ha bisogno Publio? Eh? Puntualità, ordine, precisione. Un fazzoletto fuori posto, questo uomo va in frantumi. La nostra cetina non può fare a meno della cremina vegetale, della filiere corte, delle corsette nel parco, della visita ai rifugiati. Ha bisogno di compassione e di salute. Ada poi, Ada ha bisogno di indignarsi, di denunciare, ha bisogno, letteralmente, di questo mondo di ladri, ci abita. Ehi, signora Fischietti, poverina, lei ha bisogno semplicemente un segno dal cielo, da qualunque cielo. Perché la vita non è per tutti. Mi dispiace. È solo per chi se la sa prendere. Fate in modo di uscire di qui ricchi. Riprendete in mano il vostro potenziale. Una farfalla vive solo poche ore e le bastano. Il tipo di domande che ci poniamo determina la qualità della nostra vita. Senza che ce ne accorgiamo, il nostro cervello subisce ogni giorno danni da parte dell'ambiente.